Il geometra camuno Santo Spavetti, tenace ambientalista, esprime preoccupazioni in merito al tracciato della futura tangenziale tiranese. È dal 2018 che il professionista scrive missive a vari politici, sindaci, prefetto, ANAS, Ministero delle Infrastrutture, ma senza ottenere particolari riscontri. Recentemente ha presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica. Ora che le ruspe sono partite nella zona di Tirano, ritorna però a far sentire la propria voce. Spavetti è convinto che nel tracciato della nuova strada vi siano dei difetti di progettazione e che non siano rispettate le prescrizioni della Gazzetta Ufficiale. Secondo il professionista, si sta creando un danno ambientale fra il conoide di Ganda e il Dosso. Inoltre, Spavetti insiste nel dire che vi sono concreti rischi di caduta massi e frane e che il miglior tracciato al Dosso per la tangenziale sarebbe quello di Pro Iter del 2003, approvato dal CDA di ANAS con galleria di 2044 metri. La tangenziale di Tirano necessaria e urgente, però qua è stato variato il progetto dal 2003 nel 2007 dalla provincia, riducendo la galleria naturale a solo 1000 metri. È sicuramente invece migliore il progetto del 2003 di Pro Iter con la galleria unica che consentirebbe anche un risparmio di circa 10 milioni di euro ed eviterebbe tutta una serie di rischi, perché con questa variante dal 2007 la galleria è stata ridotta a soli 1000 metri. Per cui si va a effettuare notevoli scavi in zona soggetta a possibili ritrovamenti archeologici. Inoltre, il tracciato è stato spostato in zone soggette a rischi di frane e caduta massi documentate nella VAS del Comune di Tirano. Spavetti è inoltre convinto che il percorso in zona Ganda presenti dei pericoli. Il percorso della tangenziale a ridosso del pendio comporta notevole rischio caduta massi e frane documentato dalle cartine. Si aspetta un morto per intervenire. Considerati i rischi per la circolazione di caduta massi e frane, e il rischio di danno erariale per 10 milioni di euro, chiedo che indaghi la Procura della Repubblica come da esposto che ho presentato. Spavetti spera in un ascolto da parte di chi di dovere. Essendoci la prescrizione di Regione Lombardia di realizzare maggiori tratti in galleria, cosa che non è stata fatta, qui bisogna fare chiarezza ed esaminare la situazione.